Bentornati a Peccati di Gola, la nostra rubrica di Subasio TV, che anche oggi proporrà un piatto dedicato a voi web spettatori della nostra televisione. Siamo qui con Gabriele Checcarelli, titolare della trattoria a Campello sul Friturno, un posto magnifico da venire comunque a visitare. La trattoria, come mai questo il nome? Non volevo lasciare dubbi alla trattoria di, la trattoria da, ma la trattoria è intesa anche nella tipicità, quindi prodotti assolutamente legati al territorio, in piatti semplici, in piatti non banali. La trattoria umbra. Che oggi ci proporrà un piatto tipico. Il piatto tipico umbro. Che cosa, spoletino, che cosa ci proponi? Gli stringozzi al rancetto alla spoletina, che sono un piatto. Il rancetto è un piatto definito così perché si faceva con la parte che terminava del prosciutto del maiale. E nella zona di Spoleto era fatto invece per una pasta asciutta, in questo caso con gli stringozzi, che è una pasta tipica di acqua e farina, che poi vedremo come verrà fatta. Gli ingredienti che usiamo per questi stringozzi al rancetto sono le uova, la farina, i pomodori, la maggiorana e gli stringozzi, appunto, che faremo con acqua, farina e uova. Stringozzo invece si cerca di preparare che sia, stendendolo con il mattarello, centralmente più alto e poi ai lati più basso, per far sì che sia un pochino più stretto e più spesso di una tagliatella, che abbia una consistenza diversa. Diciamo che i nostri stringozzi sono pronti, l'avevamo già preparati, Gabriele già l'aveva preparati, adesso passiamo al procedimento di preparazione proprio del rancetto. Quindi prosciutto, la fine del prosciutto, come avevamo detto, la parte vicino all'osso, la prepariamo a listelline, poi le faremo a cubetti. Non troppo sottili, ma neanche troppo spessi, direi, no? Aglio, una becca d'aglio, olio extravergine, sono a Campello, quindi di Campello. Quest'anno è annata eccezionale, quindi sarà grandi quantità di olio, un'ottima annata. Facciamo appena soffriggere, quindi passiamo ai fornelli, facciamo appena soffriggere l'aglio con l'olio e la pancetta insieme, non deve prendere molto sapore l'aglio. Diamo la possibilità anche ai nostri web spettatori di apprezzare, anche se non gustare, questo meraviglioso piatto preparato da Gabriele Checcarelli, titolare della trattoria di Campello sul Friturno, mi raccomando. Ecco, questo è il nostro... Infine un po' di pecorino. Pecorino stagionato, abbondante. Questo è il nostro piatto, stringozzi al rancetto, che ci ha proposto Gabriele della trattoria di Campello sul Friturno. Non vi resta che venire per gustare questo e tanti altri piatti che la trattoria propone.